Oggi è venerdì e partiamo subito con un nuovo episodio delle IFM News. Però prima, per chi non mi conoscesse, io sono Francesco MMA e mi occuperò della parte giornalistica di Italian Fight Magazine. Allora, il carico di notizie che abbiamo oggi è quasi inquantificabile. Partiamo dal ritorno del gangster più vecchio di Stockton, Nick Diaz. Dopo la delusione del rientro mancato agli UFC Abu Dhabi quest'estate, il suo incontro con Vincente Luke è verso l'ufficialità per UFC 310. Personalmente non è una di quelle notizie che mi entusiasma tanto. Probabilmente sarà l'ultima volta che lo rivedremo combattere. E a sto punto avrei preferito una The Last Dance con Tony Ferguson, essendo anche lui in questa situazione. Ci spostiamo in Cina, più precisamente nell'ex colonia portoghese e ad oggi regione amministrativa speciale cinese Macau, dove sono stati rivelati i match chiave della card UFC del 23 novembre. Main event da brividi tra Peter Yan e Davidson Figueiredo. Finalmente un matchup con le palle, senza la paura di bruciare due potenziali contender. A seguire Volkan Özdemir contro Carlos Ulberg e l'ex contender al titolo femminile Yang contro la Ricci nel ruolo di co-main event. A proposito di annunci, sembra essere alle porte la data di ritorno del diamante Dustin Poirier. Per lui si tratterà di un match di ritiro e gli avversari papabili in lista sono tre: trilogia con Justin Gaethje, che è anche l'ipotesi più in voga, rematch con Dan Hooker, al quale entrambi sembrano essere propensi, e per finire quello che tutti noi vorremmo, anche se in pochi lo ammettono, soprattutto dopo l'annuncio di Oliveira contro Chandler agli UFC 309. Dustin Poirier contro Conor McGregor 4. Secondo me questo incontro rilancerebbe entrambi verso una potenziale title shot. Poi non so voi, commentate con la vostra. E parlando proprio dell'irlandese, abbiamo due news stra-interessanti su di lui. La prima l'abbiamo già analizzata nel video di ieri. Se non l'avete ancora visto, vi consiglio vivamente di recuperarlo. Conor McGregor ed il suo nuovo gioiello, cioè la Barnacle, promotion di box a mani nude più prestigiosa al mondo, approderà incredibilmente proprio in Italia. Il debutto dovrebbe avvenire a Firenze, in qualche location storica, e le date saranno rivelate a breve. La UFC intanto sta ancora dietro a Zuckerberg contro Masca al Colosseo. La seconda notizia invece riguarda il fighter di Dublino in prima persona. Settimana scorsa è stato sottoposto all'ennesimo test antidoping e nella giornata di ieri è uscito l'esito. Conor McGregor è il fighter più testato del 2024 e conferma anche la sua imbattibilità in laboratorio. Tutti i test effettuati in carriera hanno dato esito negativo e adesso, a detta sua, meriterebbe una data per poter combattere. Ma vabbè dai, con tutto questo tempo libero si preparerà all'approdo nel prossimo 2025 in Italia. Ed a proposito del bel paese, è uscita una notizia che farà felice i fan più stretti delle MMA italiane. Il 2 novembre Cage Warriors ritorna in Italia. Dopo un anno e soprattutto la preoccupazione della mancanza di un evento in questo 2024, è stata finalmente svelata data e luogo della card. Come già detto, il 2 novembre la promotion di Grand Boylan farà visita ad Ostia, comune di Roma. Dei nostri atleti che parteciperanno, al momento non sappiamo tanto. Ci sono le certezze di Stefano Paternò, che molto probabilmente farà da main event. Personalmente mi auguro che sarà un incontro per il titolo, perché Stefano non ha più niente da dimostrare, merita solo la UFC. Un match davanti al pubblico italiano sarebbe l'incoronazione finale. Di Luca Borando, pronto a vendicare la sconfitta nell'ultimo match, di Simone Patrizi, carico dopo la vittoria per KO a Cage Warrior 175, di Michele Martignoni ed Alessandro Giordano, provenienti dalla battaglia assurda al torneo Prize Fighter de Pisigallo, un incontro in quel di Londra già entrato nei libri di storia. E chissà se in terra nostrana non assisteremo proprio ad un rematch. Per concludere, visto che abbiamo citato Londra, parliamo di Anthony Joshua. L'inglese ha combattuto sabato scorso a casa sua contro Daniel Dubois, incontro che sembra aver decretato la fine della sua lunga carriera. Il campione olimpico non è mai andato KO, o almeno in quel modo. Dubois, contro ogni pronostico, gli ha spento la luce e tolto ogni chance verso le scene titolate, un po' come Wilder qualche mese fa. E proprio come quest'ultimo, Joshua, ai microfoni post-match, ha dichiarato che quello di sabato potrebbe essere stata la fine. Scelta triste, ma comprensibile. Da Francesco MMA per oggi è tutto, appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio delle IFM News. Mi raccomando, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto e seguite Italian Fight Magazine, il più grande canale di sport da combattimento che parla italiano, ma vi lascio un piccolo spoiler dell'IFM Special di questo sabato, in onore di Adal Namagov, l'unico fighter che è stato in grado di battere niente meno che Jon Jones. Ci avete presente quella storia degli appassionati di calcio sul Ronaldo quello vero? Cioè la diatriba su chi sia il vero Ronaldo al netto di talento e soddisfazioni sportive tra il longevo Cristiano e l'istantaneo fenomeno. Ecco, qui abbiamo lo stesso spunto tra il famoso Borz, ovvero il lupo ceceno che attualmente è personificato in Kamzat Chimaev, e il meno famoso Borz, il primo lupo ceceno Adlan Amagov. E il re stesso di questo sport, Jon Jones, ha definito il fighter russo più forte dopo Khabib. Uno dei più grandi talenti inespressi dell'MMA, che una volta commise il sacrilegio di abbattere un dio della guerra.